Buongiorno da Telpress Italia, primo piano nota stampa di giovedì 11 novembre. Tra i temi della difesa dal Covid alla guida del Covid, area di promozione per Figliuolo, riporta il Foglio. Il generale Francesco Paolo Figliuolo è più che in pole position per guidare il comando operativo di vertice interforze Covid. Succederebbe così a Luciano Portolano, fresco di nomina segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti. La promozione avrebbe avuto già il via libera dai vertici politici e militari del Ministero. C'è da capire la tempistica e su questo ci sono pareri discordanti. Le esercitazioni militari che hanno avvelenato il Kirra, riporta il manifesto, una condanna fra i 3 e i 4 anni per gli 8 comandanti che hanno guidato il poligono militare di Kirra, il distaccamento di Capo San Lorenzo dal 2004 al 2010. Era la richiesta avanzata dal PM Mazzeo l'8 settembre scorso, ma la sentenza clamorosa è arrivata ieri, tutti assolti perché, secondo la giudice monocratica del Tribunale di Lanusei, Nicola Serra, non c'è idonea prova che abbia commesso il fatto contestato. Il PM aveva chiesto 4 anni di reclusione per i comandanti del poligono centrale. Sulla verità, i cannoni della Oto Melara in vendita ai tedeschi, Fincantieri ferma, allarme dei sindacati, finiranno all'estero. Leonardo pronta a cedere quote della società spezzina. Nessuna mossa dal gruppo di Bono, la soluzione ottimale, un consorzio. A distanza di appena 200 km esistono due realtà industriali impegnati nel settore della difesa che rischiano di essere cedute all'estero. È la situazione che, stando alla denuncia dei sindacati, riguarda la Oto Melara di La Spezia e Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga. All'inizio si pensava che sarebbe stata Fincantieri uno dei possibili acquirenti, ma negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare possibilità di offerta dalla Germania. Tra i temi esteri, la Repubblica ci porta fra i dannati di Kuchnika. Aiutateci al confine Bielorussia-Polonia, migranti ostaggio di fame e gelo. I bambini dormono sugli alberi, i padri accendono fuochi con betulle. Arrivano da Iraq, Afghanistan e Siria. Sono diventati l'arma di Lukashenko per ricattare Bruxelles, Stati Uniti e Unione Europea verso nuove sanzioni. Proteggiamo le democrazie dalle sfide degli autocrati. Von der Leyen incontra Biden, impegnati a sostenere l'integrità dell'Ucraina. Nuovo scontro con Michel sui fondi per i muri, oggi vertice europeo. In Polonia i profughi sfondano e l'Europa si spacca sul muro, titola invece il Messaggero. Tensione alle stelle, molti attraversano la frontiera, scontri con soldati e arresti. Sul finanziamento della barriera Stop di von der Leyen dopo l'apertura di Michel, per la stampa è frontiera ad alta tensione. Sono 200 i profughi che l'hanno sfondato le recinzioni. I bielorussi sparano in aria e Merkel chiama Putin. Intervieni per fermare queste azioni inumane. Intanto è accordo a sorpresa tra Stati Uniti e Cina. È necessario cooperare sul clima, scrive la Repubblica. Tra Biden e Xi si terrà il primo incontro virtuale la prossima settimana. Nella prima bozza dell'accordo a COP26, tagli delle emissioni entro il 2030. Il tema riportato da tutti i quotidiani con la stampa che parla di prove di disgelo tra i due paesi. Intesa Pechino-Washington, guardiamo oltre le differenze. Nella bozza dell'accordo l'eliminazione graduale del carbone. Virus, allarme in Germania per 40.000 casi, pochi vaccinati, va imitata l'Italia, scrive il giornale. Il paese rischia di essere travolto dalla quarta ondata. Berlino annuncia la svolta austriaca delle 2G, ristoranti, musei, teatri e cinema consentiti solo a immunizzati o già guariti. Tra i temi dell'economia, la stretta antitruffa su ecobonus e reddito in evidenza sul Corriere, Messaggero e Tutti. Il governo ha approvato un decreto-legge che introduce misure per il contrasto alle frodi nelle agevolazioni fiscali ed economiche. Obiettivo: evitare le frodi alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estendere l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus al 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Il Premier: servono verifiche per evitare di infrangere la fiducia dei cittadini italiani. Le truffe sui crediti valgono 850 milioni, maggiori poteri all'Agenzia delle Entrate. Sulla stretta c'è la protesta di Patuanelli, troppa burocratizzazione, ma poi arriva il sì di tutti i ministri, scrive Il Tempo. Il Giornale parla di manovra incompiuta, il superbonus resta ma è un rompicapo e nel turismo spunta il Grande Fratello. Il Sole riporta la mappa delle novità della manovra, bonus casa, stop se c'è rischio frodi. Nella nuova bozza spuntano altri 34 articoli, aumenta di 10 miliardi il fondo rotativo per velocizzare la spesa del PNRR. Stretta sul reddito contro i furbetti, vanno a casa anche i navigator, riporta Il Giornale insieme ad altri quotidiani. Ai 2.980 navigator in servizio da 2 anni e 6 mesi non saranno rinnovati i contratti, ma lasceranno il posto alle agenzie di lavoro interinare. Le testimonianze di alcuni navigator sulla stampa: il reddito sarà rifinanziato, i loro contratti no, addio a 2.500 posti, solo promesse prese in giro, ma nessuno ha valutato il nostro lavoro, dicono. Manovra in tilt, ma vanno a casa tutti i navigator, scrive anche Libero. Sul reddito di cittadinanza, sulla Repubblica, c'è l'appello di Linda Laura Sabatini dell'Istat. Non aumentate le disuguaglianze, la ripresa che conoscerà l'Italia sulla spinta del PNRR dovrà avvenire riducendo la povertà. Il Punto di Magri, che riporta le parole del presidente Mattarella sulla stampa: mancano ancora 300.000 posti di lavoro per raggiungere il livello di occupazione pre-pandemia. Il lavoro sarà anche la misura del successo del PNRR. L'appello al governo della D di Intesa San Paolo, Messina, sulla stampa: Draghi deve restare a Palazzo Chigi, la lotta alla povertà è la priorità assoluta. Intanto cresce il numero delle imprese che cercano lavoratori ma non trovano quelli giusti, lo spiega l'Istat sul Corriere. Il presidente della Camera, Roberto Fico, parla al Corriere: ora rimboccarsi le maniche, il Movimento 5 Stelle sia forza propulsiva su salario minimo e diritti. E sul reddito di cittadinanza aggiunge: le modifiche non ne travolgono il senso né il nucleo fondante. L'ecobonus è stato prorogato sul superamento del tetto legato all'ISE, mi pare ci sia un consenso molto ampio. La sfida del recovery sul Messaggero, il Premier Draghi sulla crescita e uguaglianza cita la Malfa, fu uno dei padri del miracolo economico, sempre attento a bilanciare crescita e uguaglianza. E sul PNRR interviene anche il neo sindaco di Roma Gualtieri, che invoca chiarezza sui bandi, scrive il Messaggero. È un'opportunità storica per cambiare le nostre città, dice. Roma, il Messaggero evidenzia per le metropolitane oltre 3 miliardi pronti in 15 anni, fondi per la corsa ad Expo 2030. Sull'energia nucleare, sul Messaggero e il Sole, c'è l'appello del numero uno di Confindustria Bonomi: serve un approccio più aperto. Il presidente alla trilaterale di Parigi: i tempi cambiano, la tecnologia offre nuove soluzioni, serve un'industria europea più forte che affronti la transizione green e digitale senza pregiudicare la competitività. La classifica delle scuole top d'Italia sulla Repubblica e tutti i quotidiani. Eduscopio 2021, a Milano si confermano il Leonardo come miglior liceo scientifico e il Sacro Cuore come il miglior classico. A Roma Visconti in testa ai classici e il Tasso al secondo posto. La Stampa evidenzia: giù dell'8% il tasso di occupazione per chi ha frequentato istituti tecnici. Per la politica, virus, la terza dose agli over 40, si parte il 1° dicembre, riportano il Corriere e tutti i quotidiani. L'annuncio di Speranza alla Camera, l'ipotesi dell'obbligo di booster per i sanitari, crescono i contagi in Italia, in Germania boom di nuovi casi. Sono 15 milioni gli italiani che dovranno fare la terza dose, scrive Repubblica, con due ipotesi allo studio: rendere il richiamo obbligatorio in ospedali e RSA e tagliare la durata del Green Pass. Sui cortei è mezzo giro di vite, si deciderà caso per caso, scrive il Messaggero. Circolare del Viminale, possibile chiudere aree della città, valuteranno prefetti e sindaci. La Lega contraria alla linea dura, dubbi anche tra i primi cittadini e i governatori, ma Fedriga al Libero dice: dovrò richiudere la regione per colpa dei cortei no pass. Il governatore a Trieste: dati peggiori della prima ondata, negli ospedali il 75% dei ricoverati è no vax.
Sul Corriere l'intervista a Maria Stella Gelmini, vaccini subito richiami, maggioranza, non ci saranno divisioni. La ministra, siamo tra i paesi più sicuri, l'Europa ci sta guardando come un modello. Poi sul Quirinale aggiunge, Berlusconi ha le carte in regola e sarebbe un segnale di pacificazione nazionale. Non si può eleggere il capo dello Stato senza il centrodestra. Per gli scenari politici, Libero riferisce di un Draghi stufo di litigare coi partiti. Il Premier striglia i ministri. Dobbiamo spendere bene i soldi e smetterla con sterili drammi e scontri ideologici. Il Messaggero riferisce invece degli onorevoli in fuga dal voto. 3 su 4 perdono la pensione. Contributi in fumo per i neoparlamentari con le Camere sciolte prima di settembre 2022. La Lega, il partito con più matricole, il 92%, e Fratelli d'Italia ne conta 20 su 21 al Senato. Ora rimbocchiamoci le maniche, il Movimento 5 Stelle sia forza propulsiva su salario minimo e diritti, dice Roberto Fico, intervistato dal Corriere. Il presidente della Camera dice il progetto di Conte è solido, bene i primi passi. Poi sulla bocciatura del DDL Zan, occasione persa, auspico che si possa riprendere il filo per una legge di civiltà contro l'omotransfobia. Poi, sulle eventuali elezioni anticipate, l'Italia sta facendo fronte a molteplici sfide. Abbiamo il dovere di avanzare sul cronoprogramma del PNRR. Per farlo, dobbiamo avere un Parlamento forte che lavora continuativamente. Libero riporta i dati del sondaggio di martedì. Gli italiani vogliono al Colle Draghi oppure Berlusconi. Il 30% dei cittadini sceglie il Premier al posto di Mattarella. Subito dopo, il 14%, c'è il CAV. Secondo la stampa, i renziani votano col centrodestra. I timori di 5 Stelle e PD che parlano di prove per il Colle. La maggioranza si spacca sulla giustizia. Rosato di Italia Viva minimizza, nessun significato politico. Sulla Repubblica le parole di Enrico Letta, il PD è cambiato, batteremo le destre. Sì all'unità con i 5 Stelle in UE. È tutto per questo appuntamento, una buona giornata da Telpress Italia.